Questa mozione urgente viene presentata per un altro drammatico caso che purtroppo sta investendo di nuovo la provincia di Pavia e in particolare il comune di Voghera. Si tratta del rischio di posto di lavoro da parte di 160 lavoratori di una società che si chiama Cameron, che si occupa di settore petrolifero e gasdotti, e che è stata recentemente acquisita dal colosso americano Schlumberger. L'operazione si è conclusa ad aprile 2016, è stata un'operazione di un valore complessivo pari a 14,8 miliardi di dollari, vale a dire 13 miliardi di euro. E adesso la sorte di 160 lavoratori di stabilimenti storici situati a Voghera. Parliamo di 40 anni di lavoro in questi stabilimenti, in particolare 154 lavoratori della Cameron Grove e 6 della consociata Leden. Dal 16 settembre per loro è scattata la procedura di mobilità, imposta e giustificata dall'azienda con la necessità di far fronte alla crisi del mercato petrolifero e al calo dei fatturati. Allora, io vorrei solo ricordare che secondo i dati Eupolis, nonostante l'importanza strategica del settore agricolo, che è la principale vocazione del territorio pavese, la nostra economia pavese si mantiene su un prodotto interno lordo pro capite che è decisamente già di suo inferiore alla media regionale, con tassi di attività e di occupazione che sono più bassi dei corrispondenti tassi regionali. E continuiamo a scontare da anni un processo progressivo di deindustrializzazione che non è supportato da un'adeguata riqualificazione del territorio, riconversione industriale, né reinserimento dei lavoratori all'interno del settore produttivo. A ciò aggiungiamo il costante decremento della popolazione attiva in età lavorativa, il fenomeno di intenso pendolarismo dei lavoratori pavesi verso il territorio metropolitano milanese, e questi fenomeni vanno ad aggravare ulteriormente quelli che sono gli effetti di una crisi economica devastante che continua a rallentare la ripresa dell'economia locale, peraltro non supportata da un serio programma di sviluppo e di investimenti sul territorio, e che vede sempre più le nostre imprese avviare con delle imprese estere, spesso multinazionali americane, che, signori, sapete, non guardano in faccia a nessuno, con operazioni come fusioni e trasferimenti d'azienda, che poi portano quasi sempre a delocalizzare la propria attività produttiva all'estero, salvo prendersi tutto, brevetti, know-how, quote di mercato, svuotamento degli stabilimenti storici, e delocalizzano chiaramente in aree dove la manodopera è più conveniente. E queste ripercussioni sono dovute preeminentemente alla sostanziale inadeguatezza, perché questo ce lo dobbiamo anche dire onestamente, degli strumenti istituzionali, statali e regionali atti a garantire la salvaguardia di questi livelli occupazionali in corso di queste grandi operazioni di fusione o di trasferimento d'azienda. C'è inoltre la paventata ipotesi che questo processo di fusione che ha comportato l'acquisizione del gruppo Cameron International da parte del colosso americano dell'energia Schlumberger nasconda anche profili legati a forti speculazioni finanziarie. Quindi su questo noi stiamo già agendo come forza politica sia in Unione Europea che a livello statale. Ma oggi cos'era importante? Dare un segnale dalla Regione Lombardia. Noi il 13 ottobre abbiamo ricevuto in audizione tutti gli stakeholders di questa vertenza, dalle organizzazioni sindacali allo stesso amministratore delegato di Cameron Italy, alle rappresentanze locali, è venuto il nuovo presidente dell'area vasta, è venuto il commissario prefettizio di Voghera, tutti allarmati da questa situazione.
E in quell'occasione, dopo appunto aver ascoltato le loro istanze e dopo aver sentito dal funzionario di Arifl cosa sta succedendo al tavolo del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo fatto questa proposta come gruppo Movimento 5 Stelle di portare alla prossima aula utile, quindi oggi, una mozione urgente che impegnasse la Giunta a intervenire con gli strumenti che ha in mano. E quali sono questi strumenti? Sono essenzialmente tre, che sono quelli che proponiamo nel deliberato della nostra mozione. Innanzitutto, adottare tutti quegli strumenti istituzionali per la risoluzione di questa vertenza che sono legati alla legge regionale 19 febbraio 2014 numero 11, che è appunto una legge regionale che mette in campo, seppur non sempre risolutivi, degli strumenti d'azione. In secondo punto abbiamo chiesto a Regione Lombardia di fornire allo Stato i dati aggiornati relativi ai sistemi locali del lavoro candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complesse. Questi dati è necessario che siano nelle mani dello Stato, che siano aggiornati, perché è l'algoritmo che poi produce la scelta dell'area di crisi non complessa in Lombardia o nel nostro paese. Non è, è sfalsato se questi dati sono troppo risalenti. E infine chiediamo la presenza costante di Regione Lombardia a questi tavoli del MISE al fine di sollecitare il governo nazionale alla positiva risoluzione di questa vertenza, mettendo in campo anche qui tutti gli strumenti istituzionali e la collaborazione istituzionale che serve per risolvere questa drammatica vicenda.